Matteo Salvini a Roma per un convegno, un'Europa senza euro, è veramente possibile? Senza euro si tutelano i risparmi delle famiglie, si rilancia il lavoro e l'occupazione in Italia, quindi il terrorismo mediatico che dice non si può viene smentito da decine di professori, di imprenditori, di economisti. Fuori dalla gabbia dell'euro l'Italia torna a correre, a lavorare e a sperare. Grillo invece insegue quasi la Lega sui secessionisti, lei che cosa gli risponde? Mi fa piacere che tutti con ritardo copino la Lega sul fuori dall'euro, sulla necessità dell'indipendenza, sul fatto che non possiamo subire un'immigrazione che ormai è un'invasione di massa, quindi benvenuti, che però adesso tutti questi passino dalle parole ai fatti. Come commenta l'arresto di Dell'Utri? A un ministro dell'interno che si esalta per l'arresto di Dell'Utri in Libano e non fa niente mentre le nostre coste sono assaltate da migliaia e migliaia di clandestini, un ministro dell'interno che si deve dimettere. Renzi sta lanciando la sua campagna per le europee, dice dentro le regole ma questa Europa deve cambiare, secondo lei è questa la strada? Renzi è un Pinocchio con gli italiani, perché l'unico modo per salvare l'economia italiana e rilanciare gli stipendi e la speranza è uscire dall'euro. Uscire dall'euro e pretendere che l'Europa cambi radicalmente e ad esempio fermando quella che ormai è un'invasione di massa di migliaia e migliaia di clandestini. Quindi quando Renzi però va col cappello in mano dalla Merkel vuol dire che non ha idea di che cosa deve fare.